La valenza terapeutica ed educativa della Pet Therapy se ne parla sabato 8 giugno a Palazzo Ducale dalle ore 17 presso la sala letture e conversazioni scientifiche. Dottoressa Francesca Buffa, psicopedagogista, pet therapist, di questo si parlerà, criminologo forense, ci racconti il programma di questo evento. Faremo questo evento importante sulla pet therapy in relazione integrata, pet therapy cognitiva, i cui proventi andranno in beneficenza al canile Monte Contessa, questo è importante dirlo. E con ospiti illustri, tra cui il professor Paolo Tanganelli, che è neurologo ex primario ASL 3 genovese e docente universitario, e lui si occuperà della pet therapy e delle malattie neurodegenerative e malattie neurologiche. Poi ci sarà il professor Mungo, invece, che si occuperà sempre della pet therapy, partendo dal concetto di neuroscienza per poi arrivare al concetto intrinseco della pet therapy stessa, applicata anch'essa alle malattie neurologiche, e lui è anche docente universitario. Poi la sottoscritta, io sono psicopedagogista e clinica, formatrice criminologo forense. Io mi occuperò della pet therapy e in particolare mi occuperò della pet therapy applicata all'autismo, quindi all'Asperger, al morbo di Asperger e ai disturbi persuasivi dello sviluppo, tra cui i deficit di attenzione, ADHD, di iperattività e DSA soprattutto. Tanti ospiti importanti e ci tengo a dire che l'evento sarà presentato dal principe Roberto Edgardo Guida Farnesi. Bene, allora appuntamento sabato 8 giugno, Palazzo Ducale, ore 17, per parlare di pet therapy. Dottoressa, perché è fondamentale, perché è così importante l'ausilio, l'aiuto degli animali nella cura di diverse È molto patologie? importante perché la pet therapy è una terapia sussidiaria a quella psicomedica e ce n'è tanto bisogno. Quindi io dico sempre che la pet therapy ha un'interdisciplinarietà, nel senso che tocca tasti importanti, quindi da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista dell'apprendimento, del relazionale, della malattia stessa, per cui i fruitori di questa terapia sono tante persone che con diversi disturbi, che vanno appunto dai disturbi attentivi e dai disturbi cognitivi nell'età infantile e nella prima adolescenza, fino ad arrivare poi alle persone anziane, per cui nelle malattie neurodegenerative, nei Parkinson cinetici, nelle malattie neurodegenerative, perché comunque avere accanto un cane stimola l'endorfina, stimola questa ossitocina che ti dà questo senso meraviglioso di felicità. Però attenzione, i partner della pet therapy non sono soltanto cani. Possono essere anche gatti, possono essere i delfini, possono essere i cavalli, possono essere anche i nostri piccoli animali da compagnia, anche i criceti, i pesci, che tutti mi dicono: ma dottoressa, com'è possibile? No, anche loro.